Abbiamo una carta fronte al sostegno dei bambini per preparazione con i diritti umani negati, che vivono soprattutto nei paesi del sud del mondo. Ma il problema della corretta applicazione dei diritti umani non è più tanto lontano da noi. In questo ultimo periodo di grave difficoltà economica attraversata dall'Italia, noi ragazzi, insieme agli adulti, dobbiamo vigilare affinché l'austerità e la crisi del nostro paese non significano mancato rispetto dei diritti umani, in particolare per le fasce sociali più deboli e povere.